Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e pigiate mi piace per supportare il canale. Allora, oggi ragazzi voglio portarvi con noi durante un evento che abbiamo fatto di recente, Canon Day, e voglio spiegarvi un po' in cosa consistono questi eventi e quali sono i vantaggi di chi partecipa e perché non potete assolutamente perdervi i prossimi. Molto spesso quando decidiamo di comprare dell'attrezzatura fotografica si tratta di un investimento non da poco, sia che siano obiettivi o corpi macchina, e quindi non possiamo comprarli a scatola chiusa senza averli provati. Questo è un po' lo svantaggio di acquistare online. Proprio da qui nasce l'idea di creare degli eventi insieme ai vari brand per permettere a tutti voi di testare sul campo le attrezzature per valutare l'acquisto. Quindi, che si tratti di un obiettivo o un corpo macchina, in questi eventi che facciamo in negozio qui a Empoli, nel nostro negozio, nella nostra sede fisica a Empoli in Toscana, potete testare gran parte degli obiettivi e dei corpi macchina gratuitamente. Come ad esempio Canon Day, Sony Day, Fujifilm Day, tutti questi eventi con ingresso libero e gratuito vi permettono di poter testare tutte queste attrezzature. Ma non solo, infatti ci sono anche dei referenti da parte dei brand, dei tecnici, che vi possono seguire e assistere nell'impostare al meglio le attrezzature e anche nello scegliere magari gli obiettivi giusti e fanno il caso vostro. Quindi siete seguiti e non siete abbandonati a voi stessi. Silent Night, I only have one wish for the shooting star. Infatti poi la prova pratica che potete fare è insieme a una modella, insieme a me, che vi posso dare sia un supporto tecnico se magari volete una mano per impostare al meglio la macchina, ma anche un supporto creativo quando appunto andiamo a scattare fuori insieme. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spot. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow. Ad esempio all'ultimo Canon Day abbiamo fatto pattinare sul ghiaccio la modella e quindi i partecipanti hanno potuto testare ad esempio le prestazioni dell'autofocus, le prestazioni della raffica, la velocità della raffica. Quindi un vero e proprio test sul campo, non un test in negozio fotografando diciamo il nulla. A tal proposito vi ricordo che il prossimo evento è il Fowa Day, il 16 dicembre, sabato. Solitamente gli eventi li facciamo il sabato, con orario continuato dalle 10 alle 18, l'ingresso è libero e gratuito. L'unica cosa che dovete portare ragazzi è la memory card per salvare le foto e rivederle a casa per fare post-produzione, revisione e capire se effettivamente il prodotto che fa è caso vostro. Quindi vi lascio le riprese ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci si vede al prossimo evento oppure qui sul canale in un nuovo video.